Salve, questo è lo specchio del mio bagno e oggi siamo qui perché devo tagliarmi la barba. Forse non, molto probabilmente non molti sanno che questa barba l'ho fatta crescere. Molti di voi magari hanno visto che ho fatto crescere la barba, ma molti di voi non sanno perché l'ho fatto. L'ho fatto perché così volevo provare a me stesso che sapevo far crescere una barba senza stancarmi. Infatti ci sono riuscito. E direste, ma se te la stai tagliando vuol dire che ti sei stancato. No, non è così. È che a novembre ho deciso di farmi crescere la barba e ho detto me la faccio crescere fino a febbraio. Siamo a metà febbraio, quindi ho ben mantenuto la promessa e anche oltre. Quindi adesso è arrivato il momento di tagliare la barba. Approfitto di questo momento per dirvi che non ci sono ancora video dopo 2 settimane perché ci sto lavorando. Sono parecchio indietro e lo so, sapete che sono fatto così, mi dispiace anche a me, non sapete quanto mi dispiace, quindi sappiate che mi dispiace e so che state aspettando video nuovi e ci sto lavorando. Cominciamo con questo e poi dopo ci pensiamo. Quindi, è arrivato il momento di tagliare via questa barba. Cominciamo con un taglio semplice. Primo stile. Simile a prima. Spiace solo che non riesco a far crescere la barba qui, non ce l'ho. E quindi ha un brutto aspetto qui perché è semplicemente il baffo che ho fatto crescere. Infatti posso prenderlo e girarlo su alla francese. Bello, eh? Bene, proseguiamo. Wow! Sento freddissimo, è una sensazione strana. Vabbè. Stile americano texano, classico. Il prossimo sarebbe lo stile Hulk Hogan, anche se con questi baffi così non mi esce bene, ma ci proviamo. Sento freddissimo, è stranissimo. Non mi sono mai sentito così, oddio. Bene. Ecco, sì, magari sì. Non è il massimo, purtroppo. Manca questo pezzo qua. Ci ho provato. È da novembre che non lo taglio questo, però più di così non crescevo. Ci ho provato. Vabbè, proseguiamo. Ho appena guadagnato 30 anni. Sono diventato signor Ripamonti. Uomo di 50 anni. Insegna chimica al liceo, è malato di cancro ai polmoni e cucina metanfetamine per guadagnare un po' di soldi per pagarsi le cure. Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale. Proseguiamo. È ovviamente Charlie Chaplin. Non è Hitler. Gente su internet pensa sempre male. Beh.
Sembra che provengano da un altro posto. In effetti sembra più il baffetto di Charlie Chaplin, comunque, seriamente. Non ricorda tanto quello di Hitler. Ho una barba strana, cosa devo fare? Perfetto, fatto. Questo è il risultato finale. Peli strani, innominabili, che vengono da zone strane, sembrano. E invece no, vengono dalla mia faccia. Questo potrebbe solo voler dire che sono una faccia di... vabbè, niente. Non importa. Vabbè, visto che già ci sono, mi metto anche a tagliare i capelli, quindi ci vediamo dopo. Come sta? Bene? Insomma, ci vuole un po' per abituarsi. Però è meglio di prima. Ho ancora freddo. Ho ancora freddo alle guance. Però dai, va bene, sono contento. Sono contento di aver fatto questa esperienza. Questo è il risultato, comunque, se qualcuno può interessare. Questo è il risultato. Capelli e barba. Barba questa, i capelli sono tutto il resto. Disgustoso, sì, lo so. Ma ehi, è quello che sono io, no? È roba mia, è disgustosa, io sono disgustoso, giusto? Comunque, vabbè, parte, questa è tutta sta roba qua, è fatta, è tutto finito, quindi noi ci vediamo per i prossimi tutorial, immagino. Non so bene quando, se ci sarà il prossimo tutorial, purtroppo, però presto, il più presto che riesco, quindi alla prossima.